Ciao a tutte ragazze e ragazzi, oggi un nuovo video spacchettamento Pandora, non vedevo veramente l'ora ed è un nuovo pezzo per il mio bracciale natalizio. Scusate se non riprendo tutta la busta, ma qua c'erano i dati sensibili sia miei sia della ragazza, quindi voglio sempre tutelare. E per quanto riguarda il nome della ragazza, non posso darvelo, ma la trovate nei gruppi Pandora. Come sempre, io vi ricordo che come gruppi frequento le signore di Pandora e Pandora VIP, sono i miei gruppi preferiti, e lì ci sono ragazze che hanno agganci con delle gioiellerie, con dei fornitori americani, quindi insomma, hanno facilità nel reperire i pezzi che noi preferiamo fuori produzione. Vi anticipo già che sarà un charm per il mio bracciale natalizio, che veramente sta crescendo tantissimo e sta venendo veramente un sacco bene. Non potrei essere veramente più contenta. Tra l'altro ho cambiato inquadratura, spero vi piaccia. Sto provando questa nuova inquadratura un po' più ravvicinata e frontale invece che dall'alto. E nulla, quindi adesso andremo ad aprire il pacchettino e vedremo quale charm c'è all'interno. Se è la prima volta che vedete uno dei miei video, non saprete che ho deciso di fare questo bracciale natalizio, ma che non è il bracciale definitivo dove metterò tutti i miei pezzi natalizi. Sto aspettando di vedere la promozione che fanno solitamente, insomma, a Natale, quando regalano un bangle a tema appunto natalizio. Sono super curiosa di vedere che bangle metteranno e quindi tutti questi charmini poi li trasferirò là. Scusate se sentite suoni dall'esterno, ma fa caldissimo e ho dovuto accendere la ring light, per cui vi immaginate anche voi che fare video in questo stato non è semplicissimo. Comunque, spacchetto il pacchettino. Tra l'altro, da questa ragazza non è la prima volta che acquisto, quindi ormai ho completa fiducia in lei, non che ci sia bisogno perché ha un sacco di feedback positivi, però insomma, vado tranquilla. Allora, prendiamo un po' il cermino, eccolo qua. Ok, forse qualcuno ha capito di cosa si tratta. Ancora grazie per la fiducia, ma ti prego, non odiarmi, carinissima. Baci, e qua c'è ovviamente il nome. Non odiarmi perché purtroppo lei riesce sempre a trovare tutti i miei pezzi preferiti e quindi sì, le ho detto che praticamente la odio, scherzando, non sul serio. E il charmino in questione è questo qua, non vedo l'ora di vederlo, eccolo, oddio, quanto è carino! Non so se si vede bene, ok? Non riesco a capire se sta mettendo a fuoco, ma mi pare proprio di sì. Ed è l'omino biscottino, ragazzi. Io lo volevo tantissimo. E non mi pare di averlo visto negli spoiler della nuova collezione. Per cui davvero non potevo non prenderlo. È troppo bello. Allora vi avvicino così. Vi avvicino così lo guardiamo bene. Eccolo qui. Lui è l'omino pan di zenzero, l'omino biscottino. Come charm è davvero semplicissimo perché, come potete vedere, nell'anellino che si aggancia al bracciale non ha nessuno zircone, non ha niente di niente praticamente. Aspettate un attimo che voglio vedere dov'è la scritta. Eccola qui, forse la punzonatura. Talmente piccola che faccio fatica a vederla pure io. È praticamente incastonata qua sotto, non si vedrà mai tra le mie unghie, forse sì, non so se la riuscite a vedere, ma è incastrata tra l'anellino e il charm, è proprio qui. E niente, il retro è semplicissimo, guardate, tutto in argento, neanche smaltato, ma la cosa bella appunto è il frontale di questo charmino perché è troppo carino. È questo omino biscottino che tra l'altro mi sembra che sia identico a quello che ha il charm di Mamma Natale uscito tanto tanto tempo fa ed è tutto marrone. Infatti ero indecisa perché non mi piaceva molto come colorazione il marrone, però devo dire che con la luce è un marrone, un marroncino chiaro. Poi comunque, ragazzi, è troppo carino. Non potevo non avere un omino biscottino nel mio bracciale Pandora, cioè era un obbligo praticamente prenderlo. Ecco, forse così vedete meglio che al centro del suo petto ha questo cuoricino rosso, troppo troppo carino. E oltretutto ha anche una faccia sorridente,
questo sorrisetto che dice tutto e dice niente perché sa già che finirà mangiato da qualcuno, poverino, gli strapperanno le braccine e poi tutta la faccia in un solo colpo, come facciamo io e il mio ragazzo di solito, oppure io e le mie amiche. Quando, scusate per i cani, ma oggi sono particolarmente nervosi. E niente, quindi dicevo che quando acquisto il biscottino dell'omino biscottino, finisce sempre che come prima cosa gli si mangia la testa, poverello, e lui rimane lì tutto penzolante, depresso, triste, senza testa e senza magari una gamba. Comunque è troppo carino e non potevo non prenderlo. Io tra l'altro sono innamorata dell'omino biscottino anche per via della canzone di Melanie Martinez, Gingerbread Man. Mi piace un sacco, quando è uscita così a sorpresa a Natale me ne sono innamorata. E niente, quindi questo è il ciarmino. Ormai il mio bracciale natalizio è pieno di pendenti, però come vi dicevo non è la disposizione ufficiale, sicuramente cambierò qualcosa, per cui non vi preoccupate perché aggiungerò anche charm, non pendenti. Ora lo vado a mettere nel bracciale così vediamo un attimo come sta. Allora, lui è uno di quei charm che va arrotolato sul bracciale, altrimenti non entra. Ecco qua, per via delle filettature. Ecco qui come sta il nostro omino biscottino sul bracciale. È troppo carino, veramente troppo troppo carino. Ecco qua ragazzi, guardate, scusate, ho inciampato sulla scatoletta. Ecco qua ragazzi come si presenta il cermino sul bracciale. Come vi dicevo, poi disporrò il tutto in maniera diversa. Assolutamente devo prendere più pezzi non pendenti, però al momento i pendenti erano i miei preferiti. Voglio assolutamente prendere un Babbo Natale da mettere sul bracciale, non vedo l'ora di aggiungerlo. Mi piace un sacco quello sulla slitta, chissà, magari più avanti lo prenderò. E poi mi ci vuole qualche altra murrina colorata. Comunque guardate quanto sta bene anche vicino alla calzetta. Sa proprio di Natale. Per me il Natale è l'omino pan di zenzero che si mangia sotto l'albero di Natale. Da me a Pesaro fanno una festa in piazza nella quale appunto accendono tutte le luminarie, tutte le luci dell'albero di Natale grandissimo. E quindi ogni volta io e la mia amica andiamo a prendersi questi omini pan di zenzero dal negozio, dalla cioccolateria, diciamo, che c'è nella mia città, poco distante dalla piazza. E mentre aspettiamo appunto la preparazione, eccetera, dell'accensione dell'albero, ci sgranocchiamo le parti del corpo di questo povero omino biscottino. Tra l'altro l'anno scorso avevo fatto qualche storia in merito perché ero con lei quando hanno acceso l'albero e si vede lei appunto che senza pietà strappa gli arti del povero omino biscottino senza alcuna pietà, però è fatto apposta, voglio dire. Scusaci se siamo così fameliche, però oltre ad essere carino sei buonissimo. Tra l'altro è troppo carino, cioè io adoro fargli le fotografie perché è uno di quei charm, è uno di quei pezzi che veramente merita di essere fotografato. Infatti non vedo l'ora sia dicembre per spararvi un po' di foto di questo bracciale, di questi charm, uno più bello dell'altro. Tra l'altro, dalle anteprime natalizie ho visto che ci sono anche delle repliche, diciamo, però in versione moderna di fuori produzione. Ad esempio, c'è una casetta, però non di Babbo Natale, cioè non lo so se è di Babbo Natale, però vabbè, comunque c'è una casetta con i bastoncini di zucchero davanti, troppo bella. E ci sono tante altre cose super carine, super natalizie che voglio assolutamente prendere per il mio bracciale natalizio. Non vedo l'ora di vedere anche il bangle che daranno in omaggio, anche se devo dire che non so se lo riempi, cioè i bangle non vanno riempiti tutti. Quindi non so bene come fare, vedremo. Magari metteranno un morbido natalizio, io sarò la donna più felice del mondo perché avrò il mio bracciale natalizio nel Moments Morbido, che è la cosa che vorrei di più al mondo, anche se io preferisco i rigidi vuoti perché si portano meglio per questioni di comodità, diciamo. E quindi nulla ragazze, questo era e quindi nulla, questo era il mio ultimo acquistino targato Pandora. È qualcosa di meraviglioso, è bellissimo, cioè è troppo 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 cute, cioè ditemi se non è cute questo mio biscottino, è troppo bello.
Diciamo che i bordi sono un po' più scuri, cioè è sfumato lo smalto all'interno, come fosse stato, diciamo, bruciacchiato. Come fosse bruciacchiato, ed è una cosa che veramente mi fa super impazzire. È troppo bella questo dettaglio, è troppo carino. Dalla luce si vede perfettamente che i bordi sono un po' più bruciacchiati, mentre all'interno rimane più chiaro. Quindi è veramente un amore. Io spero davvero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, spolliciate e iscrivetevi al canale. Vi lascio gli ultimi video sullo schermo e il bollino per iscrivervi al mio canale, come sempre. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!